però non quelli della secessione. In realtà oggi non in realtà oggi soltanto affermare delle verità storiche che sono state celate, cioè la verità sulla conquista del Regno delle Due Sicilie e diciamo questo Regno delle Due Sicilie rispetto agli altri regni italiani, in che posizione si trovava dal punto di vista economico, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista culturale, eccetera. Siccome tutta la letteratura risorgimentale, chiamiamola così, non ha fatto altro che, secondo me, falsificare la storia proprio in modo chiaro, e allora è giusto che un ricercatore storico, tra le altre cose, deve pure tirare fuori una verità che... quasi scomoda. È molto scomodo, perché addirittura, cioè, io ho sentito un professore universitario, che per carità di patria non nomino, perché sennò lo, diciamo, lo faccio diventare importante, il quale diceva che erano tutte sciocchezze, primati, ma quali primati, per carità, sono tutte stupidaggini, eccetera. E invece allora, ne avevamo tanti di prima. Dopo parlare di qualcuno più. Esatto. Quindi perciò è giusto ristabilire la realtà storica. Soltanto pochi dati. Il PIL borbonico, il PIL napoletano, era ovviamente, quindi stiamo parlando preunitario, superiore a tutti gli altri PIL italiani messi insieme. Quindi